Buongiorno a tutti, prendiamo la linea, il filo diretto che arriva da Genova, dalla Stragenova, che salutiamo. Noi siamo qui, sono Federico Finco, sono responsabile comunicazione nazionale Vela e ci troviamo alla Barcolana, la festa del mare. Festa del mare, 2700 barche in acqua, la regata più affollata del mondo. Come vedete è uno spettacolo. L'edizione questa è la numero 50, quindi è la regata di record. In questo momento ci troviamo in allineamento e tra pochi minuti partiremo. La situazione qui in mare è un po' delicata perché abbiamo 25 nodi di vento, ovviamente c'è un leggero traffico e quindi dobbiamo puntare soprattutto alla sicurezza nostra e dell'imbarcazione. L'equipaggio, abbiamo in prua Stefano. Prua Stefano che fa il podiere in questo momento, è abbastanza impegnato, la situazione è un po' complicata. Mi giro in pozzetto, abbiamo Roberto, Monica, il nostro Paolo che in questo momento fa il timoniere e tra l'altro Paolo è il responsabile regionale della nostra struttura di attività. Adriano Lescotte e Flavio. E Flavio alla randa. Scusate la situazione un attimino complicata, siamo un po' in una situazione. Bene, stiamo andando in allineamento alla partenza. Non so se riuscite a vedere e a sentire. Scusate, avevo perso il microfono. Allora, come stavo dicendo, ci stiamo allineando. Questo è il rimorchiatore che definisce la linea di partenza, che è lunga circa 2 miglia e arriva fino a Piazza Unità d'Italia di Trieste. Abbiamo 30 secondi alla partenza. È una festa, devo dire la verità, è un'emozione unica vedere tutte queste barche e tutte con lo spirito di partecipare. Bene, in questo momento siamo partiti. Le barche si stanno dirigendo verso la boa, come vedete ci passano a pochi metri tutti. Fermo là, fermo! Abbiamo avuto un piccolo intoppo. Comunque, attenzione che va in strada. Bene. In questo momento ora devo salutarvi perché l'equipaggio mi sta chiamando al lavoro. Allora, ci ricolleghiamo alle 12:30 sperando che la situazione sia un pochino più tranquilla, diciamo soprattutto. Situazione vento. Bene. Allora, buon vento a tutti i partecipanti dell'equipaggio WISP e un saluto a tutti. Ciao, ci sentiamo dopo.
Ciao a tutti, torniamo in diretta da Trieste, riprendiamo la linea dal mare della 50esima Barcolana, la Barcolana, la regata dei record. Allora, per chi si era collegato prima aveva visto una situazione un po' concitata, c'erano circa 25 nodi di vento, di bora, che ci ha messo un pochino in difficoltà. Adesso invece siamo sul terzo lato e la situazione si è molto calmata. Solo adesso vi faccio vedere un po'. Bene, come ho detto, siamo sul terzo lato. Ormai la flotta di 2700 barche, che per quest'anno è il nuovo record, si è tutta un pochino sgranata, come potete vedere. I primi sicuramente sono già arrivati e stanno già pranzando, noi invece siamo qua tranquilli che stiamo navigando. C'è qualcosa per noi? C'è molta goliardia a bordo, possiamo vedere le barche che più o meno stiamo sorpassando. La regata deve essere questa, deve essere un gioco, deve essere un divertimento, deve essere uno sport per tutti, proprio inteso come uno sport nazionale. La vela è un'attività che fa bene al corpo, fa bene allo spirito, perché rilassa, è accessibile a tutti. Tutti possono praticare questo sport, non è vero che è uno sport d'élite. Possiamo vedere ancora un po' di immagini, io volevo farvi vedere anche il castello di Miramare, però in questo momento siamo ancora un po' lontani. Come vedete la flotta stiamo procedendo tranquilli verso la quarta boa, dopodiché ci portiamo in direzione Piazza Unità d'Italia, dove ci sarà l'arrivo e dove si concluderà la grandissima festa. Una festa che è cominciata ancora venerdì sulle rive, sulle barche, è proseguita fino a ieri sera a notte tramontata. È una festa. Consigliamo a tutti di venire almeno una volta nella vita, velisti e non, a questa manifestazione. È una cosa eccezionale. Qui abbiamo il nostro equipaggio. Abbiamo Monica, bella, tranquilla, rilassata. Abbiamo cambiato timoniere. Adesso abbiamo Flavio. Qui abbiamo Paolo, Roberto, Adriano. Che sta guardando un gabbiano, perché ci sta anche, e abbiamo il nostro Stefano. Bene, io direi che è tutto. Alla 50esima Barcolana ci siamo, in totale siamo circa 20 barche. Seguiteci sul nostro sito nazionale, sulla pagina Facebook, dove metteremo una classifica nostra, così per gioco, di tutte le barche whisker che hanno partecipato. Rinnovo i saluti, auguriamo a tutti gli equipaggi buon vento e ci rivediamo alla prossima edizione. Ciao a tutti! Con la filosofia whisper, quindi credo che sia una di quelle cose a risvolto popolare, vorrei usare un termine ormai desueto ma ancora molto valido, è uno sport che può essere per tutti e questo evento lo dimostra, quindi arrivano barche di qualunque dimensione, con qualunque caratteristica, marinai di qualunque livello, e questa è la nostra filosofia, quindi giustamente ci beviamo sopra e proseguiamo, andiamo in cerca di qualcun altro. Abbiamo Nunzio Platania, coordinatore regionale Sicilia. Sicilia significa che ho attraversato colui abitati da coccodrilli, da squali, da caimani e da italiani. Ecco qua il termine. Allora, tu sei arrivato qui, sei arrivato dalla Sicilia via terra o via mare? Ah,
passato un mese, ho attraversato le paludi con la canoa. E poi dice, sai, c'erano gli aerei, ma bisogna spingere. Infatti decollare. Insomma, li ho visti di cotte e di crude. Comunque sono qui, con i miei amici, e questo mi rende estremamente felice e mi gratifica per gli sforzi fatti. Grazie! Bene, andiamo in cerca ancora di qualcuno che abbiamo. Abbiamo un altro mito della WISP, se lo vediamo, se riusciamo a inquadrarlo. Danilo Ragni, responsabile SDA Lombardia. Danilo, ciao. Tu sei sempre al lago di Iseo. Vero. Ma la barca come l'hai portata? Ho pagato un sacco di soldi con un biglietto di solo andata. Quindi sei arrivato via terra. E per domani cosa prevedi? Che vinciamo noi. Sei sempre un gran modesto. Andiamo in cerca di qualcuno. Abbiamo Gian Pietro Sforza. Armatore di Don't Forget to Smile, che è la barca che rappresenta la WISP in Adriatico. Tutte le regate fatte in Adriatico hanno sempre portato la bandiera WISP. Certo, sempre alta la bandiera WISP, lo spirito WISP, ragazzi. Eccoli qua, l'equipaggio WISP. Cosa vuol dire per te? Cosa vuol dire per te sport per tutti? Sport per tutti lo dice la parola stessa, quindi vela aperta ai bravi, ai piccoli, ai grandi, agli incapaci, ai vecchi, ai giovani, a tutti quanti. Pieno spirito WISP, tutti a bordo e via. Bravo, questo è lo spirito migliore. Bene, allora, il programma prevede domani partenza alle ore 10.30, noi ci collegheremo alle 10.25 in diretta, sempre su questa pagina Facebook, dove faremo vedere tutta la partenza e dopo ci sarà un secondo collegamento alle 12.30 dove faremo vedere più o meno tutte le barche dove saranno. Mi raccomando, restate in contatto, guardateci e seguiteci in tanti. Ciao a tutti!